Siamo in compagnia di un collega, Enrico Giancarli, di Rete 8, per provare a conoscere meglio quella che sarà la prossima avversaria azzurra nel terzo turno di Team Cup, ovvero l'Aquila, in quanto Enrico, ci dicono che tu sei uno dei massimi conoscitori giornalistici della formazione abruzzese. Intanto buonasera e grazie per il nostro invito. Buonasera a voi, ma voi siete troppo buoni. Questo è quello... Questo è quello che ci hanno detto e noi ci fidiamo di chi ce l'ha detto, quindi ascolta. Ciao a tutti. Allora Enrico, spiegaci e raccontaci un po' che formazione è l'Aquila. Partiamo proprio dall'ABC, perché noi lo ammettiamo, siamo un po' ignoranti, anche perché un po' ingenuamente ci eravamo concentrati, non te lo nascondo, sul Bologna. Eravamo convinti che il Bologna passasse il turno, e quindi raccontaci anche perché il turno alla fine l'ha passato l'Aquila. E noi un po' ingenuamente stavamo preparando un amichevole del 24 agosto, perché non pensavamo di dover giocare contro l'Empoli, perché la cosa era un po' reciproca, diciamocelo sinceramente. Comunque, detto questo, l'Aquila è una squadra ambiziosa per la prima divisione, per la Lega Pro, ma che chiaramente non ha l'organico e non ha il platone per poter giocare ad armi pari contro l'Empoli, a patto che l'Empoli giochi la partita, virgolette, in maniera seria. L'Empoli dovesse snobbare poi un po' la partita, è chiaro che l'Aquila può fare la sua gara. La partita di Bologna è stata una partita che sembrerà strano se lo dovessi dire, ma è la realtà, è stata una partita dominata dall'Aquila per almeno 70 minuti dei 90 regolamentari più tutti e due tempi supplementari. L'Aquila ha sofferto un po' solo nel secondo tempo, quando i due esterni, Mancini e San Domenico, avevano esaurito la benzina e non riuscivano a fare più entrambi le fasi. Come Pagliari ha sistemato un po' quella cosa, inserendo Zappacosta e Settosa, la partita è completamente cambiata, o meglio è tornata ad essere di chiara marca rosso-blu aquilana. Nel primo tempo l'Aquila ha dominato soprattutto grazie alla fantasia offensiva, perché sulla carta l'Aquila inizierà, credo, anche a Empoli con un 4-3-3, con Perpetuini, vertice basso del centrocampo a tre, Corabi e Del Pinto sugli esterni, Mancini e San Domenico esterni alti offensivi, con Raffaele Berna riferimento offensivo, ma in realtà spesso Lorenzo Del Pinto si abbassava sulla linea di Perpetuini per un centrocampo a due, con Corabi che si alzava esterno a destra e Mancini che andava ad agire come rifinitore dentro la punta aperta. Questo modulo ha messo molto in difficoltà una difesa fin troppo statica per essere vera del Bologna, e l'Aquila ha avuto vita facile per arrivare alle conclusioni, ed è stato solo grazie a un super combo la portiere del Bologna se il risultato è rimasto in parità nei 90 minuti regolamentari. Ecco, se ti dovessi chiedere chi è o chi sono i giocatori da tenere maggiormente sott'occhio della formazione aquilana, tu chi mi risponderesti? Allora, se la domanda tu me la fai nel raffronto all'Empoli barra in raffronto al campionato di Serie A, io ti devo naturalmente rispondere nessuno, perché ci sono due categorie di differenza tra l'Empoli e l'Aquila, c'è un abisso di valori tecnici tra la formazione del tecnico Sarri, che tra l'altro in Abruzzo conosciamo molto, molto bene per l'ottimo campionato che fece anni fa con il Pescara, e l'Aquila, che è una formazione di prima divisione. Se noi andiamo invece a raffrontare l'Aquila vista contro il Bologna, io ti devo dire che la fantasia di Manuel Mancini, ex Salernitana, ex Gallipoli, potrebbe mettere in difficoltà l'Empoli, perché è un giocatore che sa fare benissimo la fase offensiva, ma con Pagliari sta facendo bene anche nella fase difensiva, quindi è il classico giocatore che amano gli allenatori, ovvero il giocatore che non si occupa solo di una fase, la fase offensiva, ma che sa far bene anche la fase difensiva. Due partite ufficiali giocate in maglia rosso-blu, due gol per Raffaele Berna, che sta in Abruzzo, si augurano torni a essere quello visto a Pisa qualche anno fa, quando il 29 presente realizzò 15 gol nel campionato con il tecnico Nino Pagliari. Ecco, io direi che Mancini e Berna sono i due uomini più in forma dell'Aquila. Però altro aspetto da non sottovalutare è questo, se mi consenti faccio anche un passo indietro, ovvero il campionato, lo scorso campionato dell'Aquila, perché sostanzialmente la linea difensiva è rimasta la stessa, l'assetto arretrato molto solido della formazione del tecnico Pagliari, perché c'è Zaffagnini, che tra l'altro ha avuto la fascia di capitano da Bologna, che a mio giudizio è un difensore che vi giocherebbe ad occhi chiusi. Potrebbe rientrare, ma usiamo il condizionale, capitano Marco Pomante, che in precampionato ha avuto un problema al polpaccio, non so se il tecnico Pagliari lo rischierà, e poi c'è questa stupenda sorpresa che è Mazzarrone, una classe 90 di proprietà del Parma lo scorso anno a Savona, che sia con l'Alto Vicentino ma soprattutto a Bologna ha fatto una partita strepitosa. Bologna, voi sapete bene che ha Cattia come riferimento offensivo, Cattia sostanzialmente non si è mai avvicinato nell'area di rigore rosso-blu per merito di
queste sono informazioni molto molto interessanti. Tra l'altro hai nominato un giocatore che ci ha incuriosito per il suo cognome, Maccarrone, con doppia R. Peccato che non ci sarà il derby dei cognomi con Maccarone, che molto molto probabilmente dovrà saltare l'incontro di Coppa Italia. Questo all'Aquila non dispiace, non dispiace perché comunque di fronte c'è una formazione importantissima che lo scorso anno, a mio giudizio, perché io seguendo Pescara e Lanciano ho seguito molto da vicino le vicende della Serie B, ti dico a mio giudizio la squadra che giocava il miglior calcio lo scorso anno, al di là di quello che ha fatto il Palermo da novembre in poi, io credo che l'Empoli è la squadra che giocava il miglior calcio, la squadra più bella a vedersi, allenata molto bene, ci fa molto piacere con Maccarone e Tavano, che secondo me erano un tandem pronto già per la Serie A. Detto questo, all'Aquila non dispiace il fatto che non ci sia Maccarone, perché comunque Però Enrico ci sarà un altro che forse in questo momento ha anche un briciolo di fame in più rispetto a Maccarone, che è Levan Šedeliz, giocatore che sta anche molto molto bene e che si gioca molto nella prossima stagione. Quindi i tifosi aquilani devono dormire sonni non tanto tranquilli per l'assenza di Massimo Maccarone, te lo dico per bar. Io leverei la parola tranquilli, perché i tifosi aquilani in questo momento stanno solo vivendo dei sogni, al di là che siano tranquilli. Ci volevo arrivare, come sta vivendo la città questo momento? Un sogno, perché il terzo turno della Team Cup contro una formazione di Serie A, credo che per l'Aquila, che non ci dimentichiamo, nel 2007 era in eccellenza, nel 2008 era in eccellenza, nel 2009, voi sapete tutti quello che è successo nella città abruzzese, il terremoto che ha costretto la squadra a ritirarsi del campionato, era ancora in eccellenza, ho soffritto di un ripescaggio perché comunque ha dovuto interrompere il campionato di eccellenza per quel terremoto del 6 aprile 2009, lo scorso anno in Serie D, l'anno successivo in Serie D, e poi da lì è iniziata la scalata, due campionati di C2, il secondo ai playoff vinti nella finale contro il Teramo, poi lo scorso anno il campionato da protagonisti C1. Ecco, diciamo che l'Aquila sta facendo una scalata non al piccolo trotto ma al galoppo, perché sta bruciando le tappe. Di certo pensare a fine agosto di poter giocare per accedere al quarto turno della Team Cup contro una squadra di Serie A, non posso che dire che i tifosi dell'Aquila stanno vivendo un sogno grande così. Sentivo, magari tu ce lo puoi confermare, che dovrebbero muoversi dall'Aquila verso Empoli diverse centinaia di persone, tra l'altro. Erano 400 sugli spalti dell'ara di Bologna, Empoli diciamo che indicativamente come distanza chilometrica è sostanzialmente la stessa, quindi credo che le cifre potrebbero essere sempre tra i 300 e i 400. Che non è poco per essere calcio d'agosto, per essere comunque campionato, per essere comunque Coppa Italia. E quindi diciamo che saranno il Castellani di Empoli tra i 300 e 400 i sostenitori rosso più a seguito. Tra l'altro è uscito oggi un comunicato della società dell'Aquila che è stata attivata l'opzione porta un amico, quindi chi non è in possesso della tessera del tifoso può comunque con un amico in possesso della tessera del tifoso venire al seguito della squadra. Io credo che possano ripetersi i numeri dell'ara di Bologna. L'augurio dei tifosi dell'Aquila è che l'Empoli di Mister Sarri magari faccia ancora degli esperimenti tattici in vista dell'inizio del campionato contro l'Udinese e prenda un po' sotto campo la partita. L'Aquila ora è al 100% dal punto di vista mentale, non ancora atletico, perché il campionato dell'Aquila inizierà il 31 agosto, o meglio il 30 perché sarà anticipata per questo campionato spezzatino di Lega Pro che vedremo il prossimo anno la partita con il Gubbio. Non è ancora al 100% dal punto di vista fisico, ma mentalmente l'Aquila è a 2000, perché dopo la vittoria di Bologna avere anche un'altra squadra importante di Serie A credo che sia qualcosa di irripetibile per l'Aquila. Ecco, ti posso dire questo: si sta allenando in attesa del transfert Sebastian Balsas, attaccante uruguaiano, classe 1986, che gli amanti del calcio internazionale, del calcio di Serie A conosceranno benissimo, perché nell'annata 2011 era appetito da molte squadre, tra cui il Livorno in terra toscana, oltre che il Palermo e il Catania per il campionato di Serie A italiano anche, e lui rifiutò per restare al Nacional di Montevideo e giocarsi le sue chance anche in Coppa Libertadores. Poi fu vittima di una brutta aggressione con una coltellata che gli ha resciso sostanzialmente il muscolo della gamba, è stato 2 anni senza toccare pallone, si sta allenando, sta molto bene, l'Aquila ha convinto l'Aquila e giocherà la prossima stagione con l'Aquila. Se dovesse arrivare il transfert è a disposizione del tecnico Pagliari per la partita contro l'Empoli. Questo è un giocatore che deve recuperare la condizione perché sono 2 anni e mezzo che non gioca, però
però quando avrà recuperato la condizione è un giocatore che ha avuto la, diciamo, avuto il coraggio di dire no a tante offerte della serie italiana 3 anni fa per giocarsi le sue chance con il Nacional di Montevideo in Uruguay, con la sua nazionale. Un giocatore davvero che non c'entra nulla con la Lega Pro, neanche con la Serie B, certo. Giocatore da Serie A, ma credo che ci voglia ancora tempo per rivedere se parte a Barça. Per chiudere ti chiedo una battuta sul mister, su Giovanni Pagliari, fratello del forse un po' più vulcanico Dino, che noi conosciamo anche un pochino più da vicino. Che tecnico è? Che persona è? Il suo grande merito, il merito del tecnico dell'Aquila Giovanni Pagliari, è quello di aver saputo capire la città dell'Aquila, e ti posso assicurare che non è cosa facile. La città dell'Aquila è una città particolare, una città che soprattutto dopo il terremoto devi saperla prendere, e parlo di livello di tifosi e della piazza, devi saper creare un feeling, e non è stato facile. Pagliari ha saputo entrare nel cuore della città subito, ha saputo creare un gruppo, ha fatto capire ai giocatori chi è che comanda e le regole sono queste, i giocatori lo hanno sfruttato il progetto e si è creato un feeling è davvero speciale tra la società, l'allenatore e la città. Questo è il grande merito di Giovanni Pagliari, oltre naturalmente al merito tattico di aver saputo fare benissimo vincere un campionato, quello di 2 anni fa ai playoff, lo scorso anno sfiorare la promozione in Serie B, perché è uscita l'Aquila nel quarto di finale contro il Pisa, vostra squadra nella vostra regione, ma avrebbe meritato senz'altro di più l'Aquila, e quest'anno ancora si sta consolidando questo feeling. È un tecnico che ama molto il 4-3-3 come modulo, un tecnico che preferisce più un giocatore, un uomo vero, ad un giocatore di talento, o meglio, se non è possibile avere tutte e due, preferisce l'uomo nello spogliatoio piuttosto che il giocatore di talento, perché il gruppo viene prima di tutto. Questa è stata la chiave vincente dell'Aquila negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni e mezzo. Se sei d'accordo, per chiudere, io vi vorrei provare ad annunciare quella che sarà la formazione. Molto volentieri. Molto volentieri. Al Castellani di Empoli, facendo i dovuti scongiuri, dovesse succedere qualcosa dal punto di vista fisico atletico in questi giorni. Io direi sicuramente tra i pari ci sarà Zandrini, portiere classe 89, lo scorso anno 5 presenze con la Regina in Serie B, quindi avversario dell'Empoli. Sui due esterni passi della difesa 4 giocheranno a destra Pedrelli, classe 86, a sinistra Ligorio, classe 93, i due centrali saranno Maccarrone e Zaffagnini, a meno di un recupero in extremis di capitano Pomante, ma io credo che dall'inizio la coppia centrale sarà quella composta da Maccarrone e Zaffagnini. Il centrocampo a 3 per Peduini, ex Lazio, Foggia e Salernitana, vertice basso con Ciccio Moratti e Lorenzo Del Pinto ai lati. In attacco tridente offensivo con Manuel Pancini a destra, Salvatore Sandomenico a sinistra e Raffaele Perna come attaccante centrale. Dovrebbe essere questa la formazione che scenderà in campo al Castellani di Empoli. Ripeto, sulla carta dal punto di vista tecnico non c'è partita, perché ci sono due categorie di differenza tra le due squadre, ma vi posso assicurare che dal punto di vista mentale e dal punto di vista anche fisico la Roma sta davvero molto molto bene, e la vittoria di Bologna non è venuta per caso. Auguriamoci quindi che sia una bella partita, che sia festa ovviamente sugli spalti, poi vincerà sicuramente il migliore, vincerà quello che ci metterà qualcosa in più in campo, però insomma siamo sempre contenti quando squadre non blasonate, come in questo caso l'Aquila, riescono a fare qualcosa di importante, perché insomma per noi, come capirai, la stagione che sta per iniziare, quindi quella della Serie A, nonostante sia la decima Serie A per l'Empoli, è sempre una cosa molto importante, molto anche più grande di noi. Io credo che la Team Cup sia l'occasione giusta per l'Empoli, a poco dall'inizio del campionato, per fare gli ultimi rodaggi e gli ultimi esperimenti. Io credo che al tecnico Sarri non interessa in sé per sé, il risultato della partita con l'Aquila, ma interessa capire se quello che ha provato in questa parte di preparazione poi sia la cosa giusta, le scelte giuste viste in campo. Io credo che la partita con l'Aquila sia un test sotto questo punto di vista, perché alla fine l'obiettivo del tecnico Sarri non credo sia eliminare l'Aquila, ma sia quello di iniziare bene e utile, di fare un grande campionato di Serie A, cosa che noi ci auguriamo, perché Empoli, un po' come l'Aquila, è una città piccola tra virgolette rispetto alle grandi metropoli di calcio italiano, e quindi noi facciamo il tifo per squadre così, perché riescono sempre con la forza delle idee a mettere in difficoltà il plafone, il budget importante di squadre come Milan, Roma, Napoli, Juventus, che invece hanno anche altre armi nel loro da poter giocare come budget miliardari per poter acquistare grandi campioni. Io ripeto, e questo non lo dico perché sto parlando con voi, ma lo dico perché lo penso davvero,
campionato che ha fatto l'Empoli lo scorso anno è stato qualcosa di straordinario, perché era una squadra, come tra l'altro ripeteva sempre ai colleghi della terza stampata della televisione, il tecnico Sarri, l'obiettivo non era quello di vincere il campionato, ma era quello di salvarsi. Poi a un certo punto dell'anno non ci credeva più nessuno le parole del tecnico Sarri, però io credo che la promozione si l'abbia conquistata grazie alle idee, grazie al lavoro fatto sul campo, perché sulla carta c'erano delle altre squadre, Pescara compreso, che magari avevano degli squadroni più forti. Quindi io credo che l'Empoli rappresenti il calcio delle idee, il calcio non fatto dai budget miliardari, per questo va solo applaudito. Grazie mille Enrico per il tuo contributo, ci sentiamo poi magari a ridosso della partita, grazie ancora. A disposizione, buona serata e un saluto agli amici toscani e agli amici di Empoli.